Quanta strada è stata fatta e quanta ce n'è da fare quando si affronta un tema delicato come quello delle vittime di reati di genere? Come la nostra società si sta adeguando e si sta evolvendo a proposito di strumenti di difesa e tutela contro la piaga della violenza di genere in questi giorni di estrema attualità dopo i tragici fatti di Vigo Novo? Diversi e tutti estremamente qualificati, relatori al convegno svoltosi questa mattina in Tribunale a Pescara e organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara. Il tema è stato affrontato da vari aspetti, intanto sotto l'aspetto dell'organizzazione delle parti in causa nel fronteggiare l'emergenza. Il Presidente del Tribunale, Angelo Bozza, ma soprattutto il Procuratore Aggiunto, Anna Rita Mantini, hanno parlato degli ottimi risultati del GAV, Gruppo Antiviolenza, esempio efficace di intervento non solo preventivo nella lotta alla violenza di genere, preso come modello da tante procure italiane. La Mantini ha poi affrontato temi estremamente importanti come l'accertamento della credibilità della vittima, sulla quale spesso si registra nel metodo una sottovalutazione del problema, dell'importanza dell'incidente probatorio e ha elogiato la riforma del 2023, specie per quanto riguarda la prevenzione, la speditezza nella richiesta cautelare, lo stretto legame tra penale e civile e la sospensione condizionale della pena previa valutazione del percorso di recupero dell'indagato. Su questo fondamentale il contributo dei centri di ascolto maltrattanti, come ha spiegato Luca Battaglia del CAM di Pescara. Sugli aspetti prettamente giuridici sono intervenuti il direttore scientifico dell'Osservatorio Permanente delle Novità Giurisprudenziali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Pasquale Guida, e la professoressa associata di diritto penale presso l'Università di Roma III, Ilaria Merenda. Un invito al nostro legislatore che già sta facendo molto, come dimostrano anche gli ultimi interventi normativi, però a riformulare il 609 bis nel nostro codice penale, a eliminare l'elemento della violenza fisica che ancora, la fattispecie ancora ruota attorno a questo elemento e incentrarla invece sull'assenza di consenso, cioè è violenza sessuale. Tutti quei comportamenti che si svolgono contro l'autodeterminazione del soggetto passivo, che purtroppo nella maggior parte dei casi è una donna. È proprio questo il nostro spirito, quello cioè di superare la fase della legittima indignazione, ma entrare nell'ambito della comprensione del piano anzitutto normativo, perché è quello che ci compete in quanto giuristi, ma per avere non solo una preparazione tecnica, ma anche avere un approccio a una materia che va affrontata con il concorso di professionalità diverse. È importante tutelare le vittime, è importante tutelare anche gli indagati, ma è importante comunque tutto questo avere una coscienza profonda del proprio ruolo.